Che nella mia terra significa colui che ritorna. E oggi per me è un giorno molto importante. Roma. La città eterna, la mia seconda casa. Mio padre se n'è andato e mia madre ha una gravissima malattia. E adesso solo io posso aiutarla. واش راك تتمتع بالمنظر للمرة الأخيرة؟ ويل سلام سلام. هذا زمان واحد الانسان قال لي ان الفلوس بداتهم يسوا غالي. جاش خلاصه الامر ان العالم كله يدور على هذا الفلوس. وهذه المره جا دورك. ما كانش فكره تخليك تبدل رايك والو. ليلة نشوفه إن شاء الله. إن شاء الله ليلة. هذا هو الوقت. المنتج راه يستنى فيك. راه يستنى فيك مشيت التمثال تاع بيت كوفويدوفا. روح الله يسهل. على خير. سلام. تهلا في روحك. Produttore? Scusi? Sei il produttore? No, no, guarda, starà sbagliando persona. Stai aspettando qualcuno? Sì. Sono io, Wail. Guarda, se insiste, sono costretta a chiamare la polizia. Scusa, scusa, ho sbagliato.
Scusa, signorina, sai se c'è un altro busto di Petko Voivoda qui? No, è il solo ed unico. Esatto. Piacere, Wail. Ma certo, sei identico a tuo padre. Prego, sediamoci. Grazie. Allora, sei pronto per il tuo nuovo lavoro? Il mio lavoro. Sì. Sì. Dimmi pure come procedere. Vedi quello? È un eroe. Come noi. Gli eroi. Gli eroi negli anni 20 erano gli sportivi. Negli anni 30 e 40 le star di Hollywood e gli eroi di guerra. Poi sono diventati politici, gli scienziati. E oggi chi sono gli eroi? I militanti politici. Non le dico io queste cose. Le ha dette un certo Jim Morrison. Jim Morrison? Esatto. Questo è il tuo incarico. L'appuntamento è per le 16. Ma prima devi passare dagli stilisti. Ti daranno il completo per la sfilata. Va bene. Ma io che devo... Il compenso. Sì. Il tuo compenso è già stato accreditato nel conto di tua madre. Amico mio, il tuo gesto non solo salverà tua madre, ma renderà il mondo un posto migliore. Eccoli. Mi raccomando, ricorda, io ti tengo d'occhio. Salve. Ebbene, tu sei il nostro bel modello e noi siamo i tuoi stilisti. Già. Sei veramente deciso a fare sta sfilata? Sì. Sì. Se sono arrivato fino a qui è perché sono deciso. Bravo, c'hai un bel sangue freddo, complimenti. Grazie. Quindi hai ricevuto sicuramente
il bersaglio dal produttore. E adesso è arrivata l'ora di indossare il tuo ultimo vestito. Vedi la valigetta lì vicino a te? Sì. Bene. Aprila. Speriamo in testa stretta. C'avamo solo questo. Oh, fai con cautela. Qua fammi fuochi d'artificio prima del tempo. Qui dentro c'è sta il cellulare. Con codice di 10 cifre che ti servirà per innescare l'ordigno. Il nostro lavoro finisce qui. Alle 16 uscirà dal palazzo con la sua scorta, tu già lo sai. Mi raccomando, stacce prima. Sì. Sì. Ok? Mi raccomando, non ti confondi con nessuno che possa intralciare il tuo cammino. Buona fortuna. Si può andare contro il proprio destino. Scusa tanto, ti sei fatta male? Cos'è successo? Dov'è il mio bastone? Ah, quello, signorina, era il tuo... Potrebbe aiutarmi a ritrovare il mio bastone? È molto importante per me, la prego. Ma che vandali ci sono in giro? Rubare il bastone a una povera ragazza. Mi sta dicendo che qualcuno ha rubato il mio bastone? Purtroppo è così. Oh no! Come faccio ad arrivare a casa adesso? Mi accompagnerebbe gentilmente ad un taxi? Va bene, ma dobbiamo arrivare alla piazza. Grazie, lei è davvero gentile. Comunque, io sono Walter. Sono Walter. Dammi pure del tuo. Va bene, Walter. Io sono Olena. Olena, va bene, reggiti pure a me. Oddio, riconosco questo profumo. Cosa darei adesso per un dolcetto? Hai ragione, sai. Abbiamo proprio bisogno di un po' di energie. Vabbè, ma io scherzavo. Buongiorno. 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 Per me una bomba alla crema.
E tu, Walter? Anche io, quella. Ma il cioccolato. Ciao bambolina, sei straniera? E questa nullità che è a fianco, chi è? È il tuo ragazzo? Lo sai che un uomo senza cuore è solo un mercante di morte? Non provare a dire una parola di più se non vuoi che ti faccia ingoiare tutti i denti. Allora, cos'hai da dire? Buon appetito. Prego. Grazie. Elena. Sai, devo proprio dirtelo. Nonostante tutto, i tuoi occhi emanano una luce immensa. Ti ringrazio. È beato tu che la vedi. Sai, io non sono stata sempre così. Tutto è successo a causa di un grave incidente in motorino, accaduto qualche anno fa. Mi dispiace tanto. Già. Pensa che quel giorno avrei dovuto rivedere mia madre dopo 5 anni, essendo i miei separati da quando ero piccola. Ero emozionatissima. Ricordo che arrivò alla stazione a notte fonda e mi disse che ci saremmo visti all'alba. A quel punto non ci pensai 2 volte. Presi il mio motorino uscendo dal garage e corsi subito in stazione a prenderla. Ma dalla fretta e l'eccitazione di rivederla non badai al messaggio che me lo aveva mandato poco dopo sul cellulare. Una macchina ad un incrocio mi travolse in pieno. E da lì per me è stato il buio. In quel messaggio c'era scritto: bambina mia, ti ho fatto uno scherzo. Sono sotto casa che ti aspetto a braccia aperte. Ma ormai era troppo tardi. La mia testardaggine aveva preso sopravvento. Cavoli. E sai, ho imparato a essere molto meno impulsiva adesso. La vita, d'altronde, è una sola. Una sola. Hai ragione. Bello il tuo tatuaggio. Già. Io però lo ricordo molto vagamente. Mio padre diceva sempre che un giorno diventeremo tutti farfalle. Oddio. Le farfalle però non hanno una vita lunga. Questo è vero. Però forse hanno una vita breve, ma intensa. La mia fino a quel giorno lo era abbastanza. Ricordo un mondo di cose e colori così belli. E tu hai la fortuna di continuare a vederli. Vediamo se riesco a condividerli con te. Oh, my Lord.
Fatto passare delle ore bellissime e te ne sono davvero grata. Figurati, è stato un piacere anche per me. Ti accompagnerei fino a casa, ma ho una cosa importante da fare. Non fare complimenti. Stasera sei mio invitato a cena, se vuoi. Non insistere, devo proprio andare. Tieni. Il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte. Ma cosa mi succede? Non riesco a togliermi quegli occhi dalla testa. Era sicuramente lei, il mio destino. In Europa. Guarda, per me questo è il vostro minimo problema. Ma il problema veramente è la nostra sicurezza. Terroristi o no terroristi, c'è sempre la paura. Schiacciamo, sempre, pistola qui, così siamo tutti protetti, io ti proteggo, cambiamo la legge qui o cambio tutto. Non si può andare contro il proprio destino. E questo, probabilmente, era il mio. I felt your heart, saw your rage, enough to break, come back. Swollen river,
tutto ciò che vive è fatto anche per morire, ma tutto ciò che muore è fatto anche per rinascere. E quel giorno sarò un uomo migliore, grazie a lei, a quella ragazza dagli occhi verdi. Echoing words, wandering thoughts, lost in the flood, come back. Fluttering wings, oh, butterflies spring, gently leads me back. I'd love you. Your wings.